c'è qualcosa che non torna nella pervicacia con cui il Movimento 5 Stelle si è messo in testa di chiudere Radio Radicale, come se fosse una battaglia propria, personale. Prima di tutto ci sono le parole di Di Maio, che, dico, pochi giorni fa diceva: state tranquilli che a Radio Radicale troveremo una soluzione. Sì, ciao. Ieri hanno votato e il Movimento 5 Stelle è stato l'unico ad aver votato contro. Serviva l'unanimità per inserire l'emendamento, invece in commissione l'unanimità non si è trovata. Addirittura anche la Lega si è detta disponibile. E poi c'è la questione proprio dell'emendamento in sé. Dico, ma perché non presentare un emendamento e bocciarlo in Parlamento? Parlamento che prende il nome dal fatto che se ne parla, no? E quindi si discute. E almeno sappiamo che cosa c'è che non va in Radio Radicale, perché sul fatto che Radio Radicale svolga un servizio pubblico e che spesso anzi si ritrovi a coprire buchi di un servizio pubblico che ogni tanto buca le notizie importanti, su questo penso che siamo tutti d'accordo. Dai, veramente, non c'è nessuno che ci crede che Radio Radicale sia una radio di partito. L'importanza di Radio Radicale è stata tutt'altra. L'archivio di Radio Radicale, il sapere che cosa avviene in Parlamento, magari il non leggere le opinioni su ciò che accade, ma ascoltare e toccare con mano ciò che accade, i processi anche più importanti che sono sempre stati registrati. Mi viene in mente il processo sulla trattativa, dico, a cui mi pare tra l'altro che il Movimento 5 Stelle sia particolarmente affezionato. Beh, su Radio Radicale lo trovate, trovate tutte le udienze, trovate tutto. Non torna, tra l'altro, questo odio contro l'informazione che si dovrebbe sostenere da sola, dicono, così, con una banalità che non tiene conto che un prodotto editoriale, se offre un servizio, ecco, quel servizio, vi dico, bisogna fare in modo di capire se è utile anche alla comunità. Perché e allora sarebbe come dire, allora facciamo che gli ambulatori medici si debbano sostenere da soli. Cioè l'informazione è importante in questo paese, vogliamo metterci d'accordo una volta per tutte? Perché altrimenti ci mettiamo tutti a scrivere teorie complottiste che siamo sicuri che sicuramente avranno uno straripare di click e di pubblicità. E diventa molto difficile, insomma. Poi Radio Radicale, anche questo va detto, è una delle poche radio che dà voce a tutti. Ma proprio a tutti, non ha uguali nel programma radiofonico. Mi verrebbe addirittura da pensare che non ha uguali nemmeno nei media in generale. Ma se davvero la chiusura di Radio Radicale vi interessa poco, e questo dico è un libero pensiero, per carità, allora sappiate che molte attività di informazioni culturali, educative, di sostegno anche, eccetera, non troveranno mai riscontro economico, non riusciranno mai a stare in piedi da sole, perché è dovere dello Stato fare informazione e cultura. E su quanto sia dovere dello Stato, insomma, prima o poi dovremmo chiarirci, metterci d'accordo. E anche il Movimento 5 Stelle, insomma, dovrebbe spiegarcelo una volta per tutte. E poi c'è il turbamento, che mi danno quei commenti invece gaudenti. Dicono, se non si sostiene da sola, sono fatti suoi. Arrivano spesso da gente che si lamenta di non riuscire a sostenersi da sola. L'avete mai notato questo? Gioire per la chiusura di una radio, di un giornale, anche se è il peggiore, il più lontano dalle nostre idee, è sempre sintomo, anzi è un ulteriore sintomo di questo spirito vendicativo di questi tempi, in cui si cerca di alleviare le proprie sofferenze godendo del fallimento degli altri. Boh, contenti voi. Buon giovedì.